E dando confidenza, ecco cosa scrive il signor Fax 977. Questo signore è l'esempio vivente di apostasia contro Dio. Fateci molta attenzione, sembra un vecchietto tranquillo e pacifico, ma in realtà un bestemmiatore. Romano, sei solo un altro schiavetto dell'era luciferina. Sono e rimarranno sempre paganesimi. Non puoi spiegare Dio. Per quanto tu cerchi di ridicolizzarlo, le tue menzogne mostrano solo la tua profonda ignoranza e la tua grande vanità. E ricordate, la sola via è solo Gesù. Il signor Fax 977 è diventato un esperto del cristianesimo, al punto tale che se Papa Giovanni Paolo II, in una lettera enciclica, invita i filosofi a trovare un altro percorso verso Gesù Cristo, scatta il Fax 977 che insegna al Papa: non si può, la sola via Questo è Gesù. E signore è il signor l'esempio Fax vivente di rivela che apostasia non contro ha una Dio. profonda Fateci ignoranza. molta Lui la attenzione, dice a me: sembra un solo la vecchietto tua profonda tranquillo ignoranza e e la tua pacifico, grande ma vanità. in realtà un Ecco, bestemmiatore. chi non è ignorante e sa bene che il Papa quella enciclica lì l'ha fatta per scherzo. Non c'era Per bisogno. quanto tu possa Ricordate, adoperarti, la i tuoi via calcoli è solo alchemici Gesù. da E quattro soldi sono e rimarranno poi sempre paganesimi. dice: questo signore è Non puoi l'esempio spiegare vivente di Dio. apostasia contro Dio. Per quanto tu Vediamolo cerchi questo di giudizio di apostasia contro Dio. le tue Primo menzogne comandamento: mostrano io solo la sono il tua Signore Dio profonda tuo, non avrai ignoranza altro e la Dio tua fuori che me. grande vanità. Significa che il creatore è uno solo. E se tu, caro Fax, credi che crei la tua vita, sei un apostata. Certo che ci sono anche gli altri nove: non fare, non fare, non fare. Ma non è non fare, è non farai mai, non farai mai, non farai mai. Sai qual è la differenza? Che non farai mai significa che anche se tu ci provi, caro Fax, non farai mai, perché è Dio l'unico che fa. Allora chi è l'apostata? Io ho la tua grande sapienza, caro Fax 977. Andiamo avanti. Apostasia. Certo, bisogna capire. Cervello non ce l'hanno tutti. Un giorno io, facendomi la confessione, esattamente in quella sede che c'è a Saronno della Madonna dei Miracoli, e andai da un sacerdote e gli dissi: mi dispiace che io faccio peccati, perché io so di essere Dio. Quando mi udì, disse: come? Questo signore è l'esempio vivente di Dopo come la apostasia metterai, contro con Dio. questo pagano? Fateci molta attenzione, sembra un vecchietto Credi che tranquillo e i pacifico, luoghi dove ma vado in io realtà un siano bestemmiatore. condotti da deficienti che mi accettano
come uno che lavora nella struttura senza avermi esaminato attentamente in quello che penso, credi che siano così stupidi gli altri che si avvalgono di te per diffondere Cristo? Ma tu ti rendi conto di quello che dici? Sembra proprio di no. E vuoi porti come chi sapientemente si rivolge a tutti i lettori o gli uditori dei miei video e gli dice: questo signore è l'esempio, state attenti, stai facendo un'opera che a dir poco è infamante e come tale è infame. Dovresti veramente farti un bel esame di coscienza, caro personaggio, perché tu butti sul povero Dio che ti regge e governa tutta l'ombra che esiste nel tuo povero personaggio. E come stai cercando di fare con me, che butti su di me la tua ombra, il peggio lo fai proprio con quell'anima di Dio che regge e governa te. Perché quando si esprimono giudizi infamanti sugli altri, si è infami, e essendo infami si sceglie di essere così. Ma visto che chi è te è Dio, tu scegli per conto di Dio di essere infame. Il Lucifero sei tu. Non vado avanti, per carità umana, pensaci bene e stai attento a come pensi, perché la tua responsabilità non è nei confronti degli altri, la tua responsabilità è nei confronti di quella povera anima di Dio che deve sorreggere te animando il tuo personaggio e non riesce a fare a meno di essere proprio resa infame da una possibile infamia che tu scelga di fare tua quando agisci per infamare il tuo prossimo. Perché con la misura con la quale tu misuri, così sarai misurato. E visto che tu dici che la vita e la verità è solo Gesù, questo l'ha detto Gesù, con la stessa misura con cui tu misurerai, sarai misurato. Tu stai misurando me con l'infamia e sarai misurato per l'infamia che stai usando.